Allora ragazzi, prima esperienza del Romix. Non possiamo farla perché non ci siamo andati. Siamo arrivati davanti, ma ci hanno detto che era meglio non andare Non venerdì, non spendere i soldi. Quindi spendere i nostri soldi non andremo a perché Romix. Fanculo. non ne valeva la pena. Quindi confidiamo in sabato. Oggi. Lei, signor Robo, con una dichiarazione da C'è fare? consiglio del gruppo. Cioè non si vede niente. Benvenuti o ben ritrovati a tutti amici del web, io sono Sig e questo è il mio canale e come potete vedere, sì, ho un microfono nuovo, lo state sentendo già da un po', ma questa è la prima volta che lo vedete. È quello, un podpack della Matrans, boh, non so, una marca del genere. Per prima cosa, prima di cominciare il video, volevo ringraziare il carissimo Chroma che ci ha ospitato per ben 2 notti quando c'è stato il Romix. E infatti avete visto da qualche video questa parte qualche piccola clip che abbiamo registrato io, Obo, Chroma e Godex. Era la mia prima volta a Romix, ma di questo parleremo magari un'altra volta, ok? Oggi parleremo di OAV di Dragon Ball, ma non di quelli che conoscete voi, bensì di quelli che non avete mai visto. Infatti volevo dirvi 3 film di Dragon Ball che mi piacerebbe un sacco che uscissero sugli schermi prima o poi, magari un giorno, quando sarò vecchio. O addirittura morto. Insomma, Toei, se stai guardando questo video, idee gratis! Su! Iniziamo con un classico, un film che vorrei vedere da davvero tantissimo tempo. Inedito, canonico, non canonico, non lo so, quello che volete voi, purché sia concentrato e incentrato sulla nascita di Freezer. E anche la sua giovinezza, tipo adolescenza e cose così, magari con antagonista proprio Cooler, visto che tra i due fratelli non è mai corso buon sangue, no? Così magari finalmente si saprebbe qualcosa di concreto sulla razza di Freezer, su come lui è venuto al mondo, sul rapporto con il padre, sul rapporto appunto con il fratello. Insomma, una serie di informazioni su come tutto ha avuto origine nei meandri più oscuri e lontani della galassia. Dai ragazzi, sarebbe una figata, non potete negarlo. Passiamo al secondo, una storia incentrata sulle avventure di Vegeta da giovane, non da bambino, ma nemmeno da adulto. Quella via di mezzo dal teenager all'adolescente, no? Quelle cose lì. Quando Nappa ancora era la sua guardia del corpo, e magari anche con Radish, il fratello di Goku, che è stato un po' sprecato nella storia originale. Non lo so, magari un film in cui i tre, su ordine di Freezer o di chiunque altro, giungono su un pianeta lontano, chissà Dio dove, governato da un potentissimo signore locale, che li cattura e li mette tipo in una specie di prigione e solo grazie alla furia di Vegeta i tre potranno scappare e vendicarsi. Per poi ovviamente conquistare tutto e fare piazza pulita di chiunque osi contrastarli. Insomma, dai, si potrebbe davvero tirar fuori di tutto da un contesto così figo. E per ultimo, un OAV incentrato nell'arco narrativo di Super. Invece che tirar fuori altri Saiyan, che ormai hanno un po' stufato, voglio dire, quelli erano, quelli sono e quelli conosciamo, perché invece non fare un intero film sul passato oscuro e misterioso di Jiren? Insomma, la sua storia, cosa accadde al suo pianeta, cosa accadde alla sua gente, il suo rapporto con Belmod, e magari sul suo ingresso nei Pride Troopers. Come sapete, a me Jiren non fa proprio impazzire di design, ma ho imparato pian piano a, come dire, amarlo, ad apprezzarlo come personaggio. Resto dell'idea che forse si poteva fare di meglio, però un film sulle sue origini, sul suo passato, beh, andrei di corsa al cinema a vederlo. Ecco ragazzi, questi erano i film che vorrei vedere un giorno, anche se so che sarà molto difficile. Scrivetemi qua sotto nei commenti che ne pensate voi, se volete vedere altri film, magari diversi da quelli che vorrei vedere io a tema Dragon Ball. Ma cosa più importante, statemi bene e noi ci vediamo, come sempre, a un prossimo video!